È facile capire un'immagine, tutti possono comprendere un'immagine. In ogni lingua una mela ha la stessa immagine, ma non lo stesso linguaggio per riconoscerla. Oggi un nuovo e moderno strumento ci può essere di aiuto per la gestione dei nostri ragazzi speciali. È Taskable, una semplice app gratuita per smartphone e Android. Questa app è stata realizzata da ANSA in stretta collaborazione con la dottoressa psicologa Silvia Bagnara e il collega Riccardo Serravalle, su una base da loro già realizzata e adattata alle nostre esperienze. Perché questa app, vorrei sottolineare, funziona sulla base delle esperienze raccolte presso i nostri associati. Come funziona? Sappiamo che i soggetti autistici, a cui molto spesso manca la parola e non comprendono le nostre parole, hanno per fortuna memoria visiva. Abbiamo tutti imparato a comunicare con loro, con le immagini, e continueremo a farlo. Con Taskable queste immagini diventano tantissime, immediatamente disponibili e facili da trovare. La possibilità di raggruppare le immagini in categorie e sottocategorie ne agevola la ricerca, e il fatto di poter inserire in uno scatto cose o persone che sono già familiari alla persona con autismo facilita la reciproca comunicazione. E per concludere, è mio dovere ringraziare il Vespa Tour d'Italia che ha sostenuto il progetto. Grazie. A Taskable vogliamo assegnare tre punti di forza. Questi sono l'immediatezza d'uso, la plasmabilità e la reciprocità. Sappiamo che la strutturazione dei tempi e degli spazi facilita il funzionamento e l'adattabilità delle persone con disabilità intellettiva e autismo. Molto spesso strutturare tempi e spazi vuol dire creare delle agende, portarsi degli strumenti impegnativi e poco utilizzabili nei contesti di vita quotidiana. Con Taskable possiamo concentrare tutto ciò che abbiamo di vantaggioso nella struttura in dispositivi facilmente utilizzabili, ma facilmente trasportabili e portabili. Altro punto di forza di Taskable è la plasmabilità alla persona. Taskable si presenta in un piccolo dispositivo come un contenitore vuoto che deve essere comunque riempito di foto, immagini, disegni o contenuti che devono essere creati per la persona stessa in base al suo livello di funzionamento e al suo livello di comprensione. Il punto di forza di Taskable è proprio questo: possiamo creare un vocabolario specifico di immediato utilizzo per la persona per facilitare e favorire le sue competenze comunicative, ma anche la sua comprensione delle attività di vita quotidiana. Con Taskable, infatti, abbiamo l'opportunità anche di strutturare il tempo, dare delle indicazioni di prevedibilità e dare la possibilità di auto-organizzarsi e pianificarsi. Un esempio di funzione di Taskable, per esempio, è il timer, nel quale la persona ha le indicazioni precise di quanto tempo deve spendersi in quel comportamento, in quell'azione, con un feedback immediato di raggiungimento o meno del suo obiettivo. Attraverso la creazione di specifiche attività e l'introduzione di specifici contenuti visivi possiamo favorire la comprensione delle informazioni che diamo, ma possiamo anche facilitare l'espressione di necessità e di bisogni. Essenzialmente io potrò capire dalla comunicazione visiva che viene data che cosa la persona ha bisogno, dove vuole andare o per esempio chi vuole incontrare. Con Taskable ho l'opportunità anche di dare dei feedback diretti alla persona e immediati. Questo si può fare attraverso la valutazione che è inserita all'interno dello strumento, che dà la possibilità sia a titolo quantitativo ma soprattutto qualitativo di valutare come la persona svolge un comportamento e come la persona si adegua alla sua vita quotidiana.